Beh, intanto grazie. Ringraziamoci. Io sono emozionato come te perché noi sappiamo da dove siamo partiti, e quindi rivivere queste sensazioni di nuovo con una squadra di questo tipo è una cosa bellissima, bellissima. Senti, al di là di vincere qua, una partita che l'Italia ha giocato benissimo, un'intensità incredibile, il livello era altissimo, grande lucidità anche dopo aver perso un primo set che poteva far disegnare un'altra finale. Sì, sì, sì. È stata una prova di maturità importantissima questa, un altro passaggio importantissimo di questi ragazzi che hanno fatto vedere che hanno qualcosa di speciale. Io sono contento di questa cosa perché ci credo, ci ho sempre creduto, loro hanno valori non solo tecnici ma anche di gruppo, di capacità, e oggi era una prova da quel punto di vista massima. Penso che di difficoltà maggiore non ci poteva essere per testarci a quel livello, ed erano due cose che dovevamo fare: essere sicuramente intensi, perché la Polonia, avete visto, cioè difende, è una squadra che gioca con grande intensità dal servizio alle altre cose, e lucidi, come hai detto, perché chiaramente c'erano dei momenti nei quali non bisognava perdere di vista quello che bisognava fare e non farsi trascinare troppo. E i ragazzi sono stati, da questo, a parte quel momento del finale di primo set che ha condizionato poi il risultato, poi tutta la partita sono rimasti lì come se fossero dei veterani di guerra. Hai già detto che vincere da giocatore e vincere da allenatore sono cose diverse, no? Stasera com'è stata da allenatore vincere un campionato del mondo? Beh, è molto più completo, devo essere sincero. Cioè, da giocatore è una gioia immensa, la vivi molto, sì, con la squadra, ma molto su te stesso. Da giocatore vivi una cosa, è un assaporare tutti i profumi, i sapori e quant'altro, è molto più completo. Sei partito un anno fa con questa squadra, l'anno scorso hai fatto una battuta: vabbè, adesso mi devono cacciare, ho già vinto, adesso ho vinto anche il mondiale, quarta la UNL, quindi in finale dopo aver vinto la stagione regolare della UNL, cioè occhio, eh. Beh, infatti dicevo, devo aver sbagliato qualcosa nella programmazione, sta diventando un pochino troppo impegnativa. No, beh, sono contento, dai, stiamo andando veloci, questo è vero, però avviene questo perché c'è una grande partecipazione. Cioè, c'è un grande coinvolgimento, non solo chiaramente dei giocatori, da parte della federazione come aiuto, lo staff. Quando tutti, diciamo, spingono verso una stessa direzione, si può accelerare un pochino. Ecco, questi ragazzi, insomma, questo mondiale, no, questa stagione, vale, non so, ne vale più di una per questi ragazzi.